Le mamme no fas tornano a Roma per ribadire che la barriera idraulica sotto la Miteni non equivale a una bonifica e hanno anche chiesto che il dossier sui fas rimanga aperto. Una delegazione è stata ricevuta dall'onorevole Stefano Vignaroli, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. È stato un colloquio informale, per noi molto importante. Il presidente ci ha ascoltato con molta attenzione, abbiamo potuto aggiornarlo sulle ultime vicende, sulle ultime novità della vicenda Miteni PFAS. Abbiamo depositato nuova documentazione, ma soprattutto quello che per noi è stato molto importante è che abbiamo potuto esprimere al presidente tutta la nostra preoccupazione. Abbiamo ribadito fortemente che non possiamo accettare che il potenziamento di una barriera idraulica possa essere considerato bonifica. Se noi accettassimo questo, una barriera idraulica a vita, la nostra falda, la seconda falda più importante d'Europa, diventerebbe una discarica.